Mettiti il guinzaglio, su. Perfetto. Il guinzaglio. Ok. Passeggiando, passeggiando, campo sportivo Centauro. Quindi siamo a Novara, per essere precisi, via Piazza d'Armi, Foniro. Ovviamente ci sono anch'io. Oggi con Iro ci siamo venuti a fare una passeggiata giù di qua. Siamo vicini al Parco dei Cani. Abbiamo deciso di approfittare anche della bella giornata di sole per fare due passi in più, venire qua in campagna. È il centro di Novara, ma allo stesso momento è anche la sua periferia, in quanto, come vedete, qui a destra c'è tutto l'ex campo sportivo della Brigata Centauro. Quindi la recinzione in cemento, filo spinato. Onestamente io, facendo l'ignorante, cartelli con la scritta zona militare, sorveglianza armata, divieto di ingresso o qualsiasi altro tipo di divieto non li ho visti. Beh, effettivamente avete ragione, c'è il filo spinato, c'è la recinzione, dentro è quasi tutto dismesso. Ci sono degli edifici in lontananza dentro nella parte dismessa che quasi sicuramente dovrebbero essere vuoti. Mi faccio e vi faccio. Magari c'è qualcuno tra di voi che è un militare, che è appartenente alle forze dell'ordine o altro che mi saprà rispondere. La domanda è abbastanza semplice. Se io scavalco, incorro in qualche reato? Nel senso, sì, è vero, non c'è un cartello, però c'è tutta una recinzione. Non c'è il cartello zona militare, anche perché in teoria questo è dismesso. Però so che cos'è, era l'ex campo sportivo della Brigata Centauro. Il punto è, se io scavalco qui dove magari non c'è più il filo spinato, eccetera, incorro in qualche tipo di reato, è illegale, è vietato, si può fare. Se io scavalco e mi faccio male, di chi è la colpa? È mia. A chi è che devo chiedere un eventuale risarcimento o altro? Al demanio? È di proprietà ancora dell'esercito? È di proprietà ancora della Brigata Centauro? Non è più proprietà di nessuno? Quindi il punto è, tutto questo è in disuso, è dismesso, ma è comunque recintato e spinato. Vai! Quando arrivo e libero lui, cosa fa? Va a cercare l'inghippo. Mettiamo caso allora che io decida di non scavalcare perché non ne sono certo, ma secondo me può essere un reato o qualcosa. Dicevo, immagino che potrebbe essere anche un reato quindi scavalcare. È vero, non c'è nessun divieto, ma suppongo che una recinzione alta 2 metri e un metro in più di 1, 2, 3, 4 giri di filo spinato sia un'indicazione che non si possa passare. Il punto è che da 2 settimane circa
è diventato un parco giochi, nel senso che questa zona è stata aperta al pubblico. Dove? Fermo! Iro ce lo indica. C'è un buco, sono crollati 4 metri di recinzione. Qualcuno è già stato qui a buttare dei rifiuti. Il filo spinato è ancora su, ma come vedete riprendiamo senza entrare. C'è tutta l'erba schiacciata. Ci sono segni di camminamento, eccetera, che vanno giù lungo il campo ed è tutto aperto. Quindi riformulo la domanda. Se io adesso arrivo da una strada di campagna dove non ci sono cartelli né indicazioni e mi infilo qui dentro e mi faccio male, o se magari il mio cane scappa, perché sono in campagna, gli ho tolto il guinzaglio, lo faccio passeggiare a annusare, il cane scappa e si infila qua dentro. Cosa faccio io? Chiamo i carabinieri per entrare a recuperare il cane, chiamo l'esercito, chiamo il comune. Ci sarà un coglione che si occupa di queste cose? Anche perché due pezzi di nastro bianchi e rossi non penso che siano sufficienti. Il cancello davanti è lucchettato, chiuso, saldato, eccetera, per evitare che qualcuno possa entrare. Se qualcuno invece vuole entrare da di qua, campo sportivo, ex campo sportivo, brigata meccanizzata Centauro, Novara, via Piazza d'Armi. Ciao, ne?